Terminata la delicata fase della pulitura, abbiamo velinato il dipinto, cioè abbiamo applicato piccoli fogli di carta giapponese con colla animale. La colla, molto fluida, viene stesa sia sul dipinto che sulla carta, facendo attenzione a farla aderire uniformemente. I bordi di carta esterni al dipinto vengono poi tagliati, questo per evitare tensioni della carta nel momento dell'asciugatura. Questa operazione serve per proteggere il colore durante i successivi passaggi di restauro conservativo e anche per consolidare la pellicola pittorica durante l'operazione della stiratura, che poi vedremo in seguito. Qui si può vedere il dipinto velinato e ormai asciutto. Successivamente smontiamo l'opera dal telaio, eliminando i chiodi lungo i bordi. Il dipinto, come avevamo detto, era già stato sottoposto a un intervento di foderatura, che consiste nel far aderire una nuova tela di supporto alla tela originale. Nel nostro caso la vecchia foderatura non era più idonea e pertanto l'abbiamo rimossa, lasciando a vista la tela originale con tutti i suoi danni. Abbiamo eliminato i residui della vecchia colla e i depositi di polvere e sporcizia con carta vetro e bisturi e aspirando poi le polveri. Abbiamo inserito nelle lacune della tela originale innesti di tela con trama simile e li abbiamo fermati con una garza incollata con colla di pasta. Prepariamo gli innesti ricalcando la sagoma della lacuna su carta lucida. E la riportiamo poi sulla tela scelta. Sfrangiamo i bordi in modo che non segnino sul colore. Stendiamo un leggero strato di colla di pasta. Quando parliamo di colla di pasta intendiamo un'antica ricetta che ha diverse varianti a seconda dell'epoca e della zona di provenienza e viene usata ancora adesso e preparata artigianalmente in laboratorio con farina, acqua, colla animale, trementina veneta, melassa e fungicidi. E applichiamo la toppa in garza sfrangiata anch'essa.
Mettiamo quindi tutto sotto peso, interponendo un foglio di carta cerata in attesa dell'asciugatura.